TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti su TG Live, lo spazio dell'informazione di Teleregione Live. Partiamo dalla politica perché doveva essere il vertice decisivo, il tavolo del centrodestra convocato da questa mattina a Palazzo Tirso a Cagliari, ma il candidato comune della coalizione per le regionali 2024 ancora non è stato scelto. Il braccio di ferro rimane tra Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, e Cristian Solinas, il governatore uscente. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio da Cagliari di Mauro Loddo di UTG. Questo sarà un tavolo, come avevamo chiesto dalla prima convocazione, dissidente. La nostra posizione non è cambiata in queste settimane. E non riteniamo ci siano le condizioni per la discontinuità. Lo stallo non sembra ancora superato nella coalizione del centrodestra, che oggi si è riunita a Palazzo Tirso nell'incontro decisivo, almeno sulla carta. Il tavolo si è riunito in tarda mattinata, ma non sarà facile trovare la quadra su un unico candidato. Cristian Solinas, governatore uscente, spinge ancora per una continuità. Non mi auguro nulla, rimango alle dichiarazioni che sono state fatte. Sappiamo che la Lega e il mio partito sono per la continuità, così si è espresso anche il ministro Tajani. Vediamo se ci sono delle novità che provengono a Fratelli d'Italia da Roma. A noi non risulta ci siano stati altri tavoli. Fratelli d'Italia invece non cambia la sua proposta di scegliere come candidato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Ancora oggi con maggiore motivazione siamo qui a dire che lo scenario politico nazionale è cambiato in maniera importante rispetto a 5 anni fa e che anche in Sardegna il nostro ruolo può essere quello di guida dell'intera coalizione di centrodestra civica e sardista. Non è presente al tavolo Alessandra Zedda, che ieri ha annunciato una sua candidatura indipendente. Ugo Capellacci, coordinatore regionale, ha commentato così la scelta di Zedda. Quello che conta è sempre l'obiettivo e quindi bisogna immaginare dove si vuole arrivare e lo scenario di contesto quando si arriva. Se l'obiettivo, spero, credo, condiviso, è quello di portare alla vittoria a questo centrodestra, quella strada va in una direzione diversa, quindi non è una strada da prendere in considerazione. Quella non è politica, quella è fantasia dettata da ragioni personali. Io non so che problemi ci siano alla base, ma ripeto, mi dispiace ma non mi interessa neanche conoscerli. Intanto prosegue l'attività comunque di programmazione e parliamo dell'assessorato regionale al turismo, che ha presentato un documento appunto programmatico allegato al nuovo piano strategico del turismo. La giunta regionale l'ha approvato nell'ultima seduta del 2023, il 29 dicembre scorso, e dai dati dell'estate 2023 contenuti appunto nel documento emerge la leadership del nord Sardegna per quanto riguarda gli arrivi turistici. Sentiamo il servizio. L'assessorato regionale al turismo ha presentato un documento programmatico allegato al nuovo piano strategico del turismo. La giunta regionale l'ha approvato nell'ultima seduta del 2023, il 29 dicembre scorso. Un documento in 230 pagine, quello a cui l'assessorato al turismo, guidato da Gianni Chessa, ha lavorato insieme all'Università di Sassari, pubblicando un'appendice con tabelle e grafici. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività partendo dalle criticità. Dai dati dell'estate 2023 emerge comunque la leadership del Nord Sardegna per quanto riguarda gli arrivi turistici. Alghero, a quota 357.364, ha il primato regionale. Seguono Cagliari, 322.000, poi Olbia, 254.600 presenze, e Arzachena, 231.770. In tutto quasi 844.000 arrivi turistici che doppiano l'area del cagliaritano. Aggiungiamo anche San Teodoro, che nella nuova configurazione provinciale, in attesa del via libera dei tribunali, dovrebbe tornare nella gallura nord-est Sardegna, che ha fatto registrare oltre 125.000 arrivi turistici, si tocca quasi il milione. Ci sono poi Orosei, 141.900, Villa Simius, 137.900, Tortolì, 120.000, Dorgali, 112.000, e Palau, 99.300. Sul fronte della permanenza media lo scenario cambia e i comuni delle seconde case si portano avanti. Per restare in gallura, Badesi e Aglientu sono secondo e terzo centro, con una permanenza di 7,5 e 7,3 giorni rispettivamente. Si arriva a 10 con Muravera, 7,1, Budoni, 7,09, Macomer, 6,7, Castiadas, 6,6, San Roque, 6,4, Siniscola, 6,3 e
Trinità d'Agultu 6,2. Da qui al 2025, come nella durata del piano regionale, verrà progettato un sito innovativo che si chiamerà Sardinia Tourist Platform, ha spiegato Chessa. L'acronimo è STP, con itinerari, attrazioni ed esperienze di viaggio su misura. Il secondo tassello sarà l'attivazione della Sardegna Car, che darà diritto all'ingresso libero in tot di attrazioni dai musei ai siti archeologici. Ci trasferiamo adesso a Sassari, ma rimaniamo in tema di turismo, questa volta parlando di Capodanno, perché Federalberghi ha tracciato il bilancio dell'occupazione delle strutture ricettive post Capodanno nel Nord Sardegna ed è un bilancio assolutamente positivo. La notte di San Silvestro è stata infatti una delle più occupate su scala annuale, ma il flusso di turisti è stato, come si sapeva, prevalentemente sardo. Sentiamo il servizio da Sassari di Valentina Ruiu. Il bilancio post-capodanno di Federalberghi Nord Sardegna è complessivamente positivo. Se i numeri dell'accoglienza di Cagliari sono stati interessanti ma non eccezionali, essendo rimasti in linea con quelli dello scorso anno, quindi con un riempimento al 65-70%, i risultati del Nord, nello specifico realtà come Alghero e Olbia, sono migliori. Questo anche grazie ad una programmazione comunicata per tempo che ha consentito agli albergatori di applicare tariffe d'altissima stagione quasi come a Ferragosto. Nonostante le piazze piene per i concerti e i soddisfacenti risultati dell'occupazione, tuttavia si può ben dire che il botto nelle strutture ricettive non c'è stato. Infatti tanti eventi dell'isola sono stati calamita di un turismo ancora troppo di prossimità. Per il 90% si è trattato di turisti sardi che hanno rappresentato un traffico nell'isola da toccata e fuga, in quanto hanno preferito tornare a casa e non pernottare nelle strutture ricettive. In più hanno lavorato bene solo gli alberghi che normalmente rimangono aperti nella stagione invernale. Non si sono registrate aperture straordinarie in esclusiva funzione del Capodanno. Il Capodanno appena trascorso lascia indotte agli hotel che erano aperti su base annuale una ottima percentuale di occupazione, soprattutto per la notte del 31 e collateralmente per le notti del 30 e dell'1 del primo dell'anno. Ottima capacità quindi di riempimento, figlia anche delle buone programmazioni che le varie amministrazioni comunali hanno inanellato, Olbia e Alghero su tutte, contribuendo quindi in maniera decisiva a salvare i bilanci delle strutture ricettive per il mese di dicembre, che in difetto del Capodanno sarebbero stati molto più stentati di quelli che invece chiudiamo. Passiamo adesso a Roma, perché nella conferenza stampa di questa mattina, che doveva essere la conferenza stampa di fine anno, poi rinviata per ben due volte per motivi di salute, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel rispondere a una domanda dei giornalisti, ha parlato anche del caso di Beniamino Zuncheddu, in carcere da 30 anni per omicidio, ma del quale si è sempre dichiarato innocente e per il quale è in corso a Roma il processo di revisione. E la Presidente del Consiglio ha detto: è un caso che mi ha molto colpito. Sentiamo. Sul caso Zuncheddu chiaramente sono rimasta molto colpita anche io, molto, così come rimango molto colpita dal numero di questi casi che purtroppo in Italia ancora ci sono, stimati negli ultimi 30 anni in media 1000 casi di cittadini che ogni anno sono vittime di ingiusta detenzione o di errore giudiziario. Nel 2022 sono diminuiti a circa la metà, sono comunque numeri molto alti. Ed è arrivata anche la risposta di Zuncheddu, che ha detto: ringrazio la Presidente Meloni per aver parlato della mia vicenda, non sentirsi soli in questa battaglia contro le ingiuste detenzioni è per me una grande cosa che mi dà coraggio e conforto. Alla Presidente Meloni dico di occuparsi di carcere, perché in carcere stanno tutti male, colpevoli e innocenti. Parliamo adesso di cronaca giudiziaria, perché Giovanni Fresi, l'orefice ucciso a bastonate dal figlio Michele nella notte del 28 dicembre ad Arzachena, è morto dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa. Sono queste le primissime indiscrezioni che trapelano dall'autopsia eseguita nella mattina di oggi 4 gennaio all'Istituto di Medicina Legale di Sassari. Il consulente tecnico nominato dalla Procura ha infatti 60 giorni di tempo per depositare la relazione tecnico legale. Giovanni Fresi sarebbe stato aggredito dal figlio, che lo avrebbe colpito col bastone in legno mentre era al cellulare con la sua compagna, e lei
l'ultima persona ad averlo sentito dopo che l'orafo era andato a recuperare suo figlio Michele Fresi, il presunto omicida, per strada per riportarlo a casa. La donna è stata sentita dagli inquirenti subito dopo i fatti. L'esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Salvatore Lorenzoni nell'Istituto di Medicina Legale di Sassari per accertare le cause della morte e l'orario in cui sarebbe avvenuta la stessa. All'esame hanno partecipato anche i tecnici nominati da Anna Maria Cudoni, parte civile e compagna appunto di Giovanni Fresi, rappresentata dall'avvocato Massimo Schirò del Foro di Milano. Fresi si trova in carcere accusato di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. A difenderlo l'avvocato di fiducia Pierfranco Tirotto.